Ciao a tutti amici di Esperienza Mobile, siamo qua nello stand Samsung, non prima non lo trovavo ma c'era una porticina solo per la stampa, quindi sono riuscito ad entrare alla fine. E allora, vediamo un po' insieme com'è questo nuovo top di gamma di casa Samsung. Allora, vediamo subito la nuova interfaccia, quindi le pagine scorrono in modo tipo effetto carte, come un po' il menu, il app drawer dei Nexus per intenderci. Le icone sono leggermente disegnate, abbiamo una touch width nuova come avete visto chi ha seguito insomma l'evento dal vivo. Poi abbiamo anche i nuovi toggle rapidi, tondeggianti, molto piacevoli. E Android 4.4 KitKat. Beh, la fluidità mi sembra molto molto buona. Qua non siamo connessi, siamo connessi in 4G, quindi dovrebbe esserci una SIM all'interno. Vediamo se riusciamo ad andare su un sito, sul Corriere della Sera. Qua sotto abbiamo il tasto multi Windows, multitasking, e indietro tasto home solido con lettori di intonde digitali. In ogni caso, desktop view. Vediamo. Sta caricando e vediamo che la fluidità mi sembra veramente notevole. Eccolo. Si è un attimo impallato. Bene, dai, fluidità ci siamo. Parliamo un attimo di com'è fatto. Allora, lato sinistro abbiamo il bilanciere del volume, scusate per la luce, parte bassa, ingresso per la micro USB, chiuso da questo sportellino per garantire l'impermeabilità, infatti telefono IP67, questo vuol dire che resiste agli schizzi e all'umidità, non potete immergerlo nell'acqua, e resiste anche alla polvere. Ingresso USB 3.0. Lato destro abbiamo accensione di spegnimento blocco-sblocco, e basta, in alto, infrarossi, secondo microfono e ingresso per le cuffie. Posteriormente abbiamo una fotocamera da 16 megapixel con nuove funzioni come lo scatto, l'autofocus molto veloce e varie altre funzioni, varie chicche, diciamo come la messa a fuoco, magari messa a fuoco solo un punto e sfuoca molto quello che c'è dietro, quindi insomma funzioni interessanti. Tante funzioni anche per il fitness, qua non sto a spiegarvelo a voi, infatti andiamo anche a 7 come vedete. Cosa per quanto riguarda le caratteristiche, abbiamo un display 5.1 pollici, Full HD, Super AMOLED, abbiamo processore quad-core Snapdragon 801 da 2.5 GHz e GPU Adreno 330 in linea di massima. La batteria è removibile da 2800 mAh, dovrebbe garantire un'autonomia superiore a quella dell'S4 al 99%. Cosa dire, design interessante, una terminale interessante e basta, spero di provarla più presto, ovviamente la di notifica e tutte le altre funzioni classiche a cui siamo abituati con Samsung. Per quanto riguarda il retro abbiamo questa texture, diciamo, con una sorta di grip, che devo dire che non mi entusiasma più di tanto, anche perché me la immaginavo più gommosa, invece è comunque parecchio liscia, non so. Io ho giocato a tennis, mi ricordo un po' qualche manico di racchetta da tennis, devo dire, però vabbè, qua sono particolarità. Qua abbiamo il flash e due sensori vari per appunto queste nuove funzioni di autofocus, veloci, eccetera eccetera. Perfetto, per questo anteprima è tutto, ci vediamo nei prossimi video, un saluto da Lorenzo per Esperienza Mobile. Ciao!